Salve a tutti, sono qui con Silvio Ciappi e Carlo Cerboni, due amici che si occupano di questioni estremamente interessanti. Silvio Ciappi è un noto criminologo, Carlo Cerboni è un esperto di filosofia, soprattutto medievale, e ci stanno raccontando delle cose molto interessanti sul concetto di male, a partire dall'idea del male che addirittura, inizia con Sant'Agostino. Ecco, Silvio, oggi siamo qua, proprio fra amici, a porci questa questione che è una questione universale che viene proposta da secoli. Infatti, parlavo prima di Sant'Agostino, Carlo, anzi, ci parlava di Sant'Agostino, e diciamo che la guerra ci sta ponendo drammaticamente. Quindi abbiamo questo personaggio, Putin, che per motivi dal suo punto di vista ritiene un diritto entrare, poter fare strage, stuprare, uccidere, come se ci fossero delle questioni superiori. Ma il male, effettivamente, da dove viene? Quindi tra Sant'Agostino e Zimbardo, dove sta in qualche modo la verità? Grazie Roberto della domanda che apre tantissime prospettive. Cito, mi viene in mente, ciò che mi viene in mente subito, una frase di Hannah Arendt, la quale dice: il male è non scendere nella profondità delle cose, non assumere su di te la complessità. Ti faccio da psicologo a psicologo un esempio. Prendi un bambino che nasca in una situazione conflittuale, dove padre e madre litigano incessantemente. E allora può anche darsi che il bambino sviluppi un'attitudine mentale che poi può trasformarsi in una vera e propria credenza, nella quale deve prendere posizione. Sto col babbo o sto con la mamma? Babbo, detto alla toscana, con il padre o con la madre? O non sto con nessuno? Cioè non assume, quando siamo in un regime di guerra, nessuno assume di sé la complessità delle cose. O sto con l'uno, ma se sto con l'uno devo buttare tutto l'odio, tutto il cattivo, tutto lo schifoso, tutto il disgustoso sull'altro. Cioè crea, è all'origine di un meccanismo mentale che gli psicologi e gli psicopatologi chiamano scissione, nel quale il mondo viene definito acriticamente in buono e cattivo. Bene e male. Il bambino ora non voglio addentrarmi nella biografia di Putin, che conosco a malapena, quel poco che so è che credo si tratti di un'infanzia comunque segnata in qualche modo. Era un reduce della guerra di Stalingrado e contro i nazisti, quindi era un partigiano russo, un soldato russo che aveva combattuto contro i nazisti, che Putin ama declamare tante volte, facendo forse però questa specie di operazione reattiva, come se si fosse identificato con l'aggressore. Cosa ne pensi su questo? Sì, certo, so che anche poi è stato cresciuto all'interno di ambienti militari. E questo, come dire, ti porta a un meccanismo mentale nel quale, come tu dicevi te, entrano in campo nel male, in questa attitudine al male, due requisiti fondamentali. Il primo è una concezione, se vogliamo, più filosofica di un mondo diviso a metà, tra i buoni e i cattivi, ma che non è tanto una presa di posizione filosofica quanto diventa carne, diventa modo di stare al mondo, in quanto il bambino deve, se sto con la madre, tutto ciò che accade è colpa del padre. È facile buttarla sull'odio, è facile buttarla sul male. È una scappatoia di default, no? Quasi, come dire, non mi assumo il fatto che forse un po' di ragione sulla possa avere il padre, un po' la madre. Nessuno si assume la complessità delle cose perché me la devo assumere io e quindi io mi schiero da una parte. E questo c'è anche l'altro meccanismo a quale tu, Roberto, fai riferimento è l'identificazione con l'aggressore. Cioè ci identifichiamo con l'aggressore. Questo accade. Purtroppo è un meccanismo di difesa che entra in gioco anche nelle forme gravi di sottomissione. Quando per esempio siamo davanti a una violenza,
quando siamo davanti a un'infanzia maltrattata, nelle quali si prendono in qualche modo le parti. E questo perché? Perché il meccanismo sottostante è che il dolore che ci è stato inflitto in qualche modo c'è anche, in qualche modo lo abbiamo razionalizzato, c'è in qualche modo piaciuto. Cioè dolore e piacere si imbricano insieme, si stanno insieme, per cui ciò che ci piace è anche ciò che ci dà dolore, ciò che ci piace è anche ciò che dà dolore. Cioè piacere e dolore si uniscono insieme, non c'è più la possibilità in qualche modo di come dire, scinderli. Piace ciò, ci piace anche ciò che, ciò che fa male a noi stessi o agli altri. Questa è una delle dinamiche chiave, questa dell'identificazione aggressore, della scissione, della proiezione, della paura, tutti i meccanismi psicologici che sono alla base del male, dell'idea del male, cioè di un mondo scisso dove nessuno si assume su di sé la complessità delle cose che sono tante e che presuppongono quell'attività che l'Arendt ben ci fa capire leggendo quel libercolo che è la banalità del male, che non è altro la trascrizione e riflessione sopra il processo di Norimberga ad Eichmann, nel quale Eichmann era un uomo semplicemente perfetto, era un uomo normale, era un borghese, ma non riusciva a scendere nella complessità di ciò che stava facendo, eseguiva. Qui vi è tutta la nozione anche del male collegato anche all'idea di obbedienza. Cito, dato che siamo sotto Pasqua, un punto di riferimento per me abbastanza importante, che è Don Milani, quando scrive quell'opuscolo che il cui titolo già dice un pochino tutto, l'obbedienza non è più una virtù. Ecco Carlo, rispetto a questo discorso del male, prima citavi delle frasi di Sant'Agostino che mi hanno particolarmente colpito. Ecco, mi spiegavi che Sant'Agostino è partito dal male. Ecco, puoi aiutarci un po' a riprendere questo pensiero e poi vediamo come da Sant'Agostino in fondo agli esperimenti di Zimbardo, dopo 1600 anni, tutto sommato abbiamo capito poche cose in più. Sì, Sant'Agostino si pone il problema del male soprattutto visto come male morale. Noi sappiamo che Sant'Agostino è forse il primo grande pensatore dell'Occidente che incomincia a indagare nell'interiorità dell'uomo. Cioè se prima di lui tutta la grande tradizione della filosofia greca non aveva avuto occhi che per il mondo e le cose del mondo, quindi esterne a noi, Sant'Agostino scende nel profondo della nostra interiorità e lì scava per andare appunto a interrogarsi anche sull'origine del male. C'è una famosa frase di Agostino che dice appunto: io fui per me un grande problema, proprio perché l'analisi della sua interiorità l'ha impegnato in una riflessione che l'ha accompagnato poi per tutta la vita. E il grande problema del male è il saperlo pensare. Questo durante tutta la nostra grande tradizione filosofica si è posto questo problema. Se pensiamo ad esempio a Leibniz, il quale crea questo termine, questa famosa teodicea, che si pone il problema di coniugare la presenza del male con la presenza di Dio. Com'è possibile che Dio e il male siano entrambi contemporaneamente presenti nel nostro mondo, nella nostra vita? E si pone quell'interrogativo fondamentale, al quale poi tutti hanno cercato di dare una risposta, ma si chiede Leibniz: si est Deus, unde malum? Se c'è Dio, da dove viene il male? E siccome il male c'è, allora bisogna pensare che Dio non esiste? Ma per contro si pone anche la domanda esattamente speculare: si non est, se non c'è Dio, unde bonum? Da dove il bene?
E su questo grande interrogativo poi ovviamente si è sviluppato tutta la riflessione del pensiero occidentale su questo tema in mezzo. Ecco Silvio, queste riflessioni, ogni volta io rimango sempre un po' quasi sconcertato, nel senso, avevamo capito così tanto e poi stranamente come se ce lo fossimo persi. Allora, da un certo punto di vista, credo che il pragmatismo di scienziati che si sono messi poi a voler capire in maniera scientifica, facendo degli esperimenti, come dire, in qualche modo, se non hanno dato delle risposte, perlomeno hanno ampliato la domanda, o perlomeno l'hanno resa più specifica. Ora, io so che a breve dovrai fare degli incontri con il grandissimo e ormai per noi mitico professor Zimbardo, che è l'autore del famosissimo esperimento di Stanford, quindi il famoso esperimento su cui sono stati fatti addirittura anche dei film, no? Quindi sulla questa idea di prendere un gruppo di studenti, dividerli in carcerati e carcerieri, quindi vittime e aggressore, e dire prendiamo delle persone normali, mettiamole in condizioni di poter avere forme di potere e forme di assenza di potere e vediamo che cosa succede. E sappiamo anche che questo esperimento ha portato dei risultati per certi aspetti inaspettati e sconcertanti. Ecco, cosa si capisce di questo esperimento fatto negli anni 70, oggi per certi aspetti eticamente improponibile, ma che ci ha raccontato delle cose così importanti? Ecco, alla luce di questa ripetitività del male che ci si ripresenta, cosa pensi? Ecco, tu cosa chiederesti a Zimbardo oggi? Beh, chiederei se fosse possibile replicare l'esperimento. Perché? Perché Zimbardo ha dato prova empirica alle cose che ci dicevamo prima, nel senso che ha dimostrato come un antecedente formidabile della violenza sia l'obbedienza cieca, il rispetto del dogma. Ecco perché la filosofia, da un certo punto di vista, costituisce anche una via per salvarci in qualche modo. Perché? Perché è riflessione critica su ciò che vediamo, su ciò che siamo, su alcuni temi essenziali. Credo che la psicologia non sia che un cascame, insomma, del pensiero filosofico o addirittura teologico più in generale, perché affronta questioni come la salvezza, la salute, il bene, il male e via dicendo. Per cui la filosofia da questo punto di vista ci dà molto come pensiero, come framework concettuale. Ecco, Zimbardo, l'esperimento di Zimbardo, che era stato preceduto da quello di Milgram qualche anno prima, dimostrano empiricamente alla psicologia, che ha anche una matrice empirica, la scienza empirica, che l'obbedienza costituisce, intesa come incapacità di scendere nella profondità e nella complessità delle situazioni della realtà, costituisce un antecedente pericoloso alla violenza. Dico anche questo: nella guerra che stiamo vivendo tutti i giorni è difficile prendere posizione, è difficile capire, però c'è un dato fondamentale. Il dato fondamentale sono i milioni di profughi che stanno abbandonando le loro case, le storie disperate che sentiamo. Poi il resto diventa, utilizzo un termine desueto, marxiano, sovrastruttura, diventa etica, diventa ciò che noi pensiamo del mondo. Un dato di fatto oggettivo è il vilipendio della vita umana che si sta celebrando in questi giorni qui e che ci spinge davanti e nei confronti del quale dobbiamo solamente, ecco, un po' come nella crocifissione, assistere da lontano e vedere questi corpi martoriati. Almeno io personalmente non ho un'idea chiara, ma l'unica che ho è il fatto che dobbiamo mettere in salvo chi in questo momento sta
soffrendo. Cioè il punto d'inizio e di arrivo del mio ragionamento molto stretto è la salvezza della vita umana, senza obbedire a logiche, a contrapposizioni frontali, a ciò che prima pensavamo sul mondo e via dicendo. Il male, per sfuggire il male, und est bonum, allora dico il bonum adesso è cercare di fare qualcosa nell'immediato nei confronti di chi ci è lì a tenderci una mano. L'unica cosa che possiamo fare è tirarlo sulla barca, poi insomma le riflessioni si fanno dopo. Grazie Silvio. Quindi, come vedi, sta introducendo un concetto a cui io, sai benissimo, tengo molto, che è come il corpo reagisce al male. Quali sono le trasformazioni del corpo sottoposto a momenti di violenza? Vi viene in mente un po' tutta la tradizione dei scemi di guerra che, ahimè, abbiamo visto, poi rimosso. Sapete, i scemi di guerra erano quelle persone che erano, quei poveri ragazzi, perché poi stiamo parlando di ragazzi, ce ne dimentichiamo, si parla di soldati, ma erano ragazzi di 17, 18, 19 anni, adolescenti dei primi del Novecento, che improvvisamente vengono strappati dalla loro famiglia, messi di fronte a un campo di fango, dove si sente scoppi da tutte le parti, pallottole, gente che urla da tutte le parti, no? Ci sono delle drammatiche fotografie che ci mostrano queste realtà terribili, che sono esattamente le realtà terribili che oggi purtroppo vediamo in Ucraina. E di fronte a tutto questo orrore si bloccano, rimangono fermi, congelati, vivono l'esperienza della dissociazione, vivono l'esperienza di un corpo che di fronte a tutto questo orrore si rifugia nell'assenza, nel rallentamento, nella reazione, come abbiamo visto in altri momenti, vagale, del down vagale, quindi del ritiro totale dentro di sé. Ecco, io so, Silvio, non so se lo posso anticipare, ma tanto lo anticipo lo stesso, che sei in fase di elaborazione di un libro su un tema che ha a che fare molto con questi aspetti. Vuoi anticiparci qualcosa? Facciamo un anticipo dell'anticipo, bruciando personaggi più importanti sicuramente di me? No, grazie Roberto. Sì, ancora in fase molto embrionale. È un libro che vuole parlare dell'odio, ma non è l'ennesimo da un punto di vista psicologico, Non è un libro che vuole, ce ne sono alcuni già in commercio, ma vuole parlare dell'odio attraverso i meccanismi che stanno alla base dell'odio: l'obbedienza, la scissione, la proiezione, la paranoia, l'elaborazione paranoidea del lutto, che è un concetto al quale sono molto caro, perché la guerra salvifica, la guerra tonifica, vivifica. Da un certo punto di vista, malauguratamente, ma è così, come la rabbia. Cioè è facile buttarla sulla guerra, dire ma è colpa loro, è colpa dei persiani, se fossimo ad Atene, è colpa degli iracheni, è colpa degli africani, è colpa dei polacchi, dei culachi, dei... È molto facile buttarla su quegli altri, no? E questa è una forma, e rimanda ad una roba, che è il dolore non sopportabile. Quando il dolore diventa insopportabile, il dolore di solito deve passare da un'elaborazione emotiva, un lutto deve passare da delle fasi che ben conosciamo, del pianto, della disperazione, della rabbia, anche fino a che poi col tempo la persona fa pace con ciò che ha perso. Può anche darsi che tutti questi passaggi invece non vengano fatti e che invece ciò che mi è stato tolto è perché qualcuno me lo ha tolto. E allora me lo vado a riprendere, anche con le armi. E questo è un meccanismo psichico che ritroviamo anche nelle società alimentari e che è il meccanismo di base della guerra tra nazioni, tra clan, tra famiglie, tra persone anche in un ambito interpersonale, no? Io qui c'è un altro meccanismo di base, che è l'invidia inteso non come la normale, insomma,
pensiero che qualcuno abbia più di me, quindi in qualche modo mi adopero anch'io per fare qualcosa. No, l'invidia è proprio invidere in latino, cioè è un accecamento del vedere, della vista, acceca. L'altro acceca, diventa una visione insopportabile, la visione dell'altro diventa una visione insopportabile. Per cui, ecco, in questo libro cerco di trattare questi fenomeni psicologici e anche antropologici, in ultima analisi, elementari, anche tramite non solo le esperienze di persone al limite che ho visto, che hanno fatto delle proprie esistenze familiari, della propria esistenza, un vero e proprio teatro di guerra, persone che hanno ammazzato, killer, assassini, o persone che ho visto un territorio di guerra e di conflitto, ma anche attraverso me stesso, perché ognuno comunque ha questi meccanismi di fondo, bene o male. Poi vengono elaborati differentemente, cioè quando Dostoevsky scrive Fratelli Karamazov ha in mente di ritrarre tutto il genere umano in qualche modo, cioè davanti al dolore di una famiglia non avuta, un padre despota, no? C'è chi prende la via della fede, come Alexei, della cura dell'altro. C'è chi prende la via di un'esistenza rabbiosa, come Dimitri. C'è chi prende la via di un'esistenza asettica, cinica, ma non per questo meno violenta, che è quella di Ivan. Oppure l'esistenza totalmente sul versante psicopatico, come quella di Smerdiakov. Però in realtà tutti sono autori di questo delitto, tutti uccidono questo vecchio padre despota. Tutte queste persone, io sfido a trovare, come dice benissimo in un bellissimo libro Aldo Semerari, chi non si sia trovato in un attimo nella posizione di provare pietà davanti al dolore, di provare rabbia, oppure di provare distacco e di sostituire all'umiliazione subita un senso di distacco, un senso di onnipotenza. Sono tutte reazioni umane, solamente nelle reazioni umane non riusciamo a integrarle in un quadro più vasto. Il problema è quando si indirizzano in una via unica che prende la via della rivendicazione, della guerra a tutti i costi, dei morti che poi si contano. Ecco, e Omero, fammi fare anche questo riferimento, l'Iliade è nell'Iliade Omero ci racconta di una grande guerra, no? Interminabile. Ma dove alla fine non ci sono né vincitori né vinti. Ci racconta la guerra, una follia di per sé, e sono queste donne nel libro, credo quinto o sesto, a dirlo ad Ettore quando vuole andare a sfidare Achille, che sta facendo una roba sventurata. E finisce l'Iliade con i grandi funerali di Ettore, finisce con una grande elaborazione emotiva del dolore. Cioè i greci ci insegnano che non si sfugge, dopo il pensiero omerico verrà la tragedia, e la tragedia è sempre lì a puntellarci sul solito tema, a dirci che attenzione, non si sfugge al dolore. Magari arriva dopo generazioni, magari è un qualcosa che poi continua il passaggio generazionale. Quindi ecco, la filosofia greca in questo caso qui c'è anche di grande riferimento, la filosofia, la letteratura greca, tutto il grande sapere classico che abbiamo e di cui l'Italia insomma in qualche modo ne è depositaria. Grazie Silvio, e ovviamente nel momento in cui parli dei greci io devo passare la parola a Carlo, che non a caso è qui. Quindi Carlo, per favore, con i greci io ho sempre l'idea che si possa dire un po' tutto, il contrario di tutto, perché hanno, secondo me, riassumono quello che poi lo scibile umano successivo, ma loro insomma l'avevano già, secondo me, gran parte anticipato. Non so se era Nietzsche, diceva noi non possiamo inventare nulla che non sia stato detto da qualche greco, quindi forse la citazione è sbagliata, ma insomma il senso è giusto. Carlo, che ci racconti dei greci? Sì, sono perfettamente d'accordo, diciamo, con la riflessione che stavi facendo te. Citando un grande filosofo da poco scomparso, che è Emanuele Severino,
la filosofia in Grecia nasce grande, e nasce grande perché già anticipa tutti i grandi temi che sono poi stati affrontati, ulteriormente sviluppati dal pensiero di tutti i secoli successivi. E ritornando al discorso del dolore, del male, proprio Severino propone questa spiegazione, questa teoria sulla nascita della filosofia. La filosofia nasce in Grecia per dare una risposta, per saper pensare il dolore, il male e la morte, per saperli inquadrare, per in qualche modo farli uscire dalla contraddizione che essi rappresentano. Il dolore è minaccioso, la morte è minacciosa e angosciosa perché scaturisce dal nulla, è imprevedibile, non la puoi vedere, arriva minacciosa dal nulla e a un certo punto irrompe sulla scena. Il caso della guerra che stiamo vivendo ora, drammaticamente, a me mi ha colpito proprio per questo motivo, perché fino a 2 mesi fa coloro che ora si trovano a combattere nelle città disastrate dell'Ucraina erano persone esattamente come noi, che la mattina andavano in ufficio, andavano nelle botteghe, andavano in cantiere, andavano a fare il loro mestiere. E a un certo punto il dramma della guerra, del dolore, della morte irrompe nelle loro vite. Questo è la grande questione. E se posso citare un fatto personale, quando ho visto in televisione le stragi di Bucha, no? E le fosse comuni, mi è ritornato a mente i racconti che faceva mio padre. Mio padre è stato per una vita nella Polizia di Stato, non è più con noi dal 2012, ma il primo incarico che lui ha avuto una volta rientrato a Roma subito dopo la guerra è stato proprio quello della identificazione delle salme delle fosse ardeatine. Dopo diversi mesi in cui quei 335, se non sbaglio, corpi erano lì, lui e con altri, ovviamente, i suoi colleghi hanno avuto il compito di riesumare queste salme e tentare una loro identificazione. Lascio a voi immaginare la drammaticità, diciamo, di questa operazione, la raccolta di quelle poche effetti personali che questi disgraziati potevano avere ancora addosso, da una cintura, un tesserino, qualunque cosa che potesse servire da identificazione di queste persone. E quindi, diciamo, anche da un punto di vista personale, diciamo, ho vissuto questo racconto drammatico delle stragi che si sono verificate sotto i nostri occhi in questi giorni, proprio nel ricordo di quello che è stato il racconto del mio babbo. Grazie per questo riferimento preziosissimo, anzi credo sia un bel regalo che ci stai facendo in questo racconto così caldo, così vero e così, insomma, personale. Allora ti devo chiedere un altro favore. Io so che sei anche un grande dantista. Allora mi viene da dire, vogliamo concludere con qualche verso di Dante che senti che ti risuona aderente a questo pensiero, a questo concetto. Ecco, Dante sappiamo ha scritto anche lì praticamente su tutto e quindi anche sul male, insomma, sappiamo ha scritto molte cose sul male. Ecco, cosa ti viene in mente? Dovendo citare dei versi di Dante in questo momento, quali versi ti vengono in mente spontaneamente? Vorrei citare dei versi che in qualche modo inducono alla speranza, all'ottimismo di quello che può essere la natura umana, diciamo, perché se l'uomo è capace di terribili efferatezze, ma è capace anche di grandi slanci, e quindi i versi con i quali Ulisse, di fronte alle colonne d'Ercole, in un passaggio famosissimo naturalmente, convince i propri compagni riluttanti ad andare oltre alla scoperta dell'ignoto, diciamo.
e dice: oh frati, che per 100.000 perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi, che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol, del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. E credo che questo debba essere veramente lo spirito con il quale noi dobbiamo affrontare la vita se vogliamo andare oltre la guerra. Grazie Carlo, grazie Silvio, e come sempre vi aspettiamo su questo canale per sentire i nostri podcast e seguire i nostri video.